Buongiorno regia Mirko Bonocore. Buongiorno. Vince il Lecce 2-1. Okay. Attenzione. Avere Nardo e far fare i pronostici a Rocchetti è come essere fidanzato con Barbie ma uscire con una bambola di pezza. Cioè, vabbè, senti qua che pensiero voluto stamattina, i numeri, Enzoi, ragazzi, veramente i numeri veri. Mamma mia, che bellezza, che numero che ha preso Alessio Nardo. Buongiorno Ale. Buongiorno a tutti, eccoci. Eccoci, no vabbè, mazza che numero, ragazzi. Numerello. Che hai fatto ieri? Ciao. Che bellezza. Vedo giusto in questo momento la faccia sconvolta di Tare nella TV. Che bello. Ma che bel mercoledì. Buongiorno ad Riccardo Cotumaccio. Buongiorno Valentina, Alessio, ragazzi. Buonocore, Rocchetti. Non è carino dare del rinoceronte così a una persona, un amico, un collega alle 7:10. Cotumaccio si è offeso. Parte sì, che pure. Scusate, il rinoceronte è un animale bellissimo. Tra l'altro, però non so se avete visto mai dei filmati dei cuccioli di rinoceronte, che sono di una dolcezza straordinaria, sono carinissimi, stupendi. Quindi non vedo perché Cotumaccio debba sentirsi offeso. Perché non sono un sono una persona. Rinoceronte. Però noi oggi abbiamo fatto, anzi ieri ho fatto io una promessa. Ieri ho fatto. Oggi Alessio Nardo condurrà interamente la trasmissione solo con la voce di mister Fabio Liverani. No, ma non solo, Alessio Nardo se ne va, subentra Fabio Liverani. Subentra, finalmente come speaker di questa radio, di questa emittente. Quindi oggi sarò io a condurre questa trasmissione. Cum merito, ah ragazzi. Che dire, Liverani, ieri grande gara. Ma io devo dire una cosa, sono veramente sconvolto da quanto è accaduto ieri. Perché sinceramente ho assistito a degli eventi sovrannaturali, diciamo. Per esempio? Nel senso che il mio gruppo, perché io non la posso definire una squadra di calcio, lo definisco un gruppo, mi limito a definirlo un gruppo, ha portato a casa un risultato positivo, una cosa che si verifica una volta ogni 7 mesi, più o meno, di media. E quindi sono assolutamente sconvolto per questa cosa. Già ieri dopo 5 minuti eravamo sotto nel punteggio, grazie a un errore di Gabriel. Uno che ricordiamo far gelataro, non far portiere. Sì, quindi. Nel tempo libero. Poi? L'ho preso così, facevano delle passeggiate per il Salento la scorsa estate. L'ho visto dentro una gelateria e mi faceva ancora uno stracchino e Nutella, che era uno spettacolo. Stracchino e Nutella. Dai, questo qua. Stracchino, prezzemolo e Nutella, un gelato strepitoso. Ho detto, questo ragazzo merita. Ho detto, lo prendo e lo metto in porta. Peccato che è meglio a far gelataro che a far portiere, perché purtroppo non so se avete visto ieri quello che ha combinato. Vabbè, elogi qualcuno, mi scusi, avete vinto. Poi a un certo punto è accaduto qualcosa che penso rimarrà negli annali. Questo 2020 rimarrà negli annali per tutta una serie di motivazioni. Ovvero? A un certo punto è apparsa in cielo la Madonna de Lourdes. No, di Lourdes, noi ci dissociamo in maniera incredibile. Che ci ha consentito di ribaltare il risultato, niente meno che con i gol di Babbagare e di Lucioni. Contro la seconda in classifica. Io ringrazio questa Madonna di Lourdes, sì, che ha dato questa grande opportunità. Possiamo chiamarla Lourdes, grazie Liverani, grazie. Però comunque grazie a voi. Un miracolo sportivo il suo. Ieri veramente una grandissima gara, con gol molto belli. Un Lecce che spera ancora, Liverani. Tra l'altro, apro una piccola parentesi. Torno a Alessio Nardo per un attimo. Sì. Perché io qualche giorno fa io ringrazio ieri l'amico Marco Cordaro che mi ha fatto notare questa cosa. Sì. Perché io qualche giorno fa, prima di una partita del Lecce, c'era un'intervista rapida a Sky, sai quelle interviste brevi che fanno prima delle partite i giocatori, a Lucioni, sì, al difensore centrale Lucioni, e fra l'altro alla mia età, è dell'87, ma sembra mio nonno, posso dirlo? Con un minimo di vanto, perché io per carità magari ho qualche capello bianco, però Lucioni sembra mio nonno. Io dicevo, mi chiedevo, perché Lucioni mi ricorda Pino Insegno? Che non ci assomiglia, non c'entra niente. Perché Lucioni mi ricorda Pino Insegno? Io mi sono portato il dubbio per qualche giorno. Poi ieri Marco Cordaro mi ha fatto notare. In realtà lui è identico a un attore. Esatto, mi ha fatto notare che Fabio Lucioni è il sosia, credo si pronunci così, Liv Schreiber. Vero? O Schreiber. Sì. È identico, che è un attore che ha interpretato tante cose, anche una serie che si chiama Ray Donovan. E in quella serie che vedeva sempre mio padre era doppiato da Pino Insegno. Ecco perché, ecco perché mi ricordava la faccia di Lucioni, mi ricordava Pino Insegno. Ma che c'entra? E così sono riuscito a risalire a questo dubbio che avevo, a sciogliere questo nodo. Vedi le storie personali di Alessio. Ragazzi, è impressionante la somiglianza con il mondo del cinema, anche. Sì, insomma, tra l'altro, grande attore, Liv Schreiber.
Beh, anche Lucioni è un grande attore. Pensate, eh? Che Liv Schreiber, dopo aver scoperto di essere il socio di Lucioni, ha smesso di lavorare. Ha smesso completamente di fare film. Non lo chiamano più. Adesso è andato in Salento a fare anche lui il gelataro con Gabriel. Guarda, se è uguale a Lucioni, non può più lavorare. Allora, ragazzi, faccio degli annunci. Posso annunziare che oggi faremo festeggiamenti in tutto il Salento, sì, per questa, per questo evento clamorosamente inatteso dei punti del Lecce in classifica. Saremo a Castrignano del Capo alle ore 18. Sarà in scena il Festival del Supplì Unto e Bifunto. Bene. Avremo per l'occasione supplì all'anduia, supplì alla marena, supplì al carciofo, supplì alla menta, supplì allo spessatino, tonno e maionese, supplì al gusto patacca pure. Sono supplì straordinari, potete accorrere alle 18, siete liberi. Scusate, noi ci siamo, siete liberi, che disastro. Io per il tonno e maionese corro, eh. Un supplì tonno e maionese, quello fa Babba Gara, lo fa proprio lui direttamente. Sì, sì, li fabbrica lui dentro la sala. Tornato al gol dopo 24 anni Babba Gara. Poi ci sposteremo, onde per quanto, per cui ragionevolmente ci sposteremo a Merendugno alle ore 20. Dove? A Merendugno, sono questi posti del Salento che lei non conosce, no, capito? Evidentemente no. Sì. A Merendugno alle ore 20 ci sarà la sagra della mortazza panata. Bella! Infine alle 23.30 saremo tutti presenti a Presicce Acquarica. Ma tutto in un giorno, mi scusi. Per celebrare il centenario della nascita della Pagliata. Ma come arriviamo con il fegato a mezzanotte? Presenteranno la serata la Sora Maria Inciafruglioni. Sì? Inciafruglioni. E Pepper Maritossaro, conosciuto in tutta Roma Sud, perché si cambia le mutande una volta l'anno. Vabbè, questo non ci interessava. Un grande personaggio di Roma Sud. Quindi sì, oggi festeggiamenti tutto il Salento, siete tutti benvenuti, pure Bonocore. Beh, che bello, la Puglia si tinge di festa. Si tinge anche di giallo rosso, insomma. Lecce. Sentiamo? Lecce. Tutti a ballare la pizza. Liberati. Ho avuto un attimo di difficoltà, un attimo di emozione. Sì, sì, la sentiamo, l'abbiamo sentita comunque. La... Ringrazio la Madonna di Lourdes per questo grande momento di gioia. Lourdes, Liberani, non ci mette in difficoltà questa trasmissione. È Umà, Umà, è pronto il supplì? È pronto il supplì al carciofo? Fa massa già. Ma fa bello scrocchiarello, bravo. Che bello, oggi è un Liberani show che ci godiamo a indovena, ce lo becchiamo tutto. Sette ieri mezzo pure oggi, bravo Kumà. Ieri abbiamo pubblicato peraltro sui social un'immagine molto romanista del buon Liberani che sventola una bandiera romanista. Pensate che soltanto pochi mesi dopo Liberani sarebbe andato alla Lazio. Alla Lazio, sì. Perché Liberani si trasferì alla Lazio, se non sbaglio, nell'ottobre del 2001, perché in quegli anni c'erano anche delle finestre di mercato aperte in autunno. E dal Perugia si trasferì alla Lazio soltanto pochi mesi dopo aver festeggiato da romanista lo scudetto. Vabbè, sono scelte di un professionista, che un professionista è chiamato a fare, però sappiamo tutti con certezza che Fabio Liberani ha un cuore giallorosso. Ieri non solo il miracolo del Lecce, ma anche un Milan scatenato. Ecco, perché poi alla fine, no? Mannaggia. Abbiamo tutti tirato un sospiro di sollievo ieri. Come un pazzo. La sconfitta della Lazio a Lecce, e poi la Juventus ha pensato bene di suicidarsi sportivamente. Era in vantaggio 2-0. Di solito la Juventus un vantaggio di due gol non lo sciupa mai, con Rabiot, ha fatto grandissimo gol di Rabiot e il raddoppio del solito Cristiano Ronaldo. Il Milan che in 5 minuti è riuscito a reagire alla grande con il rigore di Ibra, poi il gol di Kessié e la rete anche di Leao nel finale, ennesimo errore difensivo della Juventus e gol del 4-2 di Ante Rebic. Ed è una vittoria che comunque sia da un punto di vista quantomeno numerico rende ancora aperta la lotta a scudetto, perché ragazzi il calendario della Juventus non è facile, l'abbiamo detto, c'è Juventus-Atalanta adesso, poi ci sarà la trasferta contro il Sassuolo e poi Juventus-Lazio, quindi mancano ancora 7 partite alla fine. Certo, questa Lazio onestamente non mi sembra, adesso a parte gli scherzi, a parte le ironie, a parte gli sfottò, è una Lazio molto diversa rispetto a quella pre-lockdown. Quella era una squadra che in campo volava, aveva il supporto del pubblico, aveva un entusiasmo diverso. Questo lockdown, quante volte l'abbiamo detto, rischiava anche di interrompere, di spezzare un po' l'entusiasmo in casa biancoceleste, e mi sembra che sia accaduto esattamente questo. Tra l'altro prima del lockdown c'era questo vantaggio importante per la Lazio, giocare una partita a settimana mentre la Juventus aveva la Champions League, l'Inter aveva l'Europa League, quindi c'era un vantaggio che il calendario donava ai biancocelesti. Adesso questo vantaggio non c'è più perché tutte sono nelle stesse condizioni, le coppe si giocano direttamente ad agosto, ed è una Lazio che dopo il rientro dalla sosta ha perso a Bergamo, ha vinto, abbiamo visto come
contro la Fiorentina con un regalo arbitrale, ha vinto in maniera convincente a Torino, però contro una delle squadre peggiori in questo momento del campionato, e poi ha incassato due sconfitte consecutive contro Milan e Lecce. Quindi è una Lazio molto 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 diversa rispetto a prima. Questa Lazio qui, secondo me, lo scudetto non lo vince mai. Poi spero onestamente di... spero in questo caso di non sbagliarmi, di non essere blubbato da qualche cuginetto a fine campionato, però mi sembra evidente che la squadra sia in difficoltà rispetto a qualche mese no, fa. Ma aggiungo, tra l'altro, che... sì. E chiudo, se Inter e Atalanta fanno risultato in questo turno di campionato, l'Inter va a meno uno dalla Lazio e l'Atalanta va a meno due. E quindi si riapre veramente tutto, sì, tutto. Cioè, la Lazio comunque sia, sì, può ancora pensare di rompere le scatole alla Juventus, soprattutto se dovesse vincere lo scontro diretto, però alle spalle arrivano comunque. Quindi è un momento difficile per Spiazzi e per la squadra di Simone Inzaghi, insomma. No, poi a me riesce molto difficile immaginare altre due sconfitte della Juventus, onestamente, nella parte restante del campionato. Forse può perdere punti a Bergamo, forse può perdere punti contro la Lazio, ma di più non credo. Sì, tra l'altro ieri Sarri si era un po' presa, no, con chi diceva, con chi sosteneva, è dipeso dalle assenze questo blackout. Lui ha detto semplicemente: un blackout del genere non può essere spiegabile, non capiremo mai i motivi di un blackout simile, perché si è spenta completamente la luce in casa juventina. La Juventus di solito è maestra nella gestione dei risultati, è una squadra che non si fa mai scappare una partita del genere, soprattutto una squadra che non subisce mai e poi mai tutti quei gol in pochissimi minuti. È stato veramente un momento di blackout, un grande Milan che dimostra di star bene, dimostra di essere purtroppo anche per la Roma un avversario insidioso in zona Europa League. Al momento noi siamo sesti, scivoliamo al sesto posto perché il Milan va davanti, poi vedremo stasera che cosa accadrà in Roma-Parma, però è ancora tutto aperto. Insomma, ieri se la Juventus avesse vinto la partita avrebbe messo un punto definitivo sul discorso scudetto, invece è un discorso che è ancora abbastanza aperto, almeno da un punto di vista numerico. E ricordiamo Juventus-Atalanta la prossima, non proprio una partita semplice per i bianconeri. Era tanto che la Juventus non perdeva con 4 gol al passivo, eh? Guarda, mi ricordava ieri nel post partita Federico Nisi la stessa identica sequenza di gol di un Fiorentina-Juventus. Come no, con Pepito Rossi. Esatto, della stagione 13-14. Anche lì la Juventus andò in vantaggio per 2-0, poi perse 4-2. Fatto con un quadrato scatenato in versione viola però, sì, esatto, sì, segnò sì. Anche Joaquin, lo spagnolo. E sì, quindi è molto molto raro vedere la Juventus perdere con tutti questi gol al passivo. Probabilmente con il rientro di De Ligt, con il rientro di Dybala, le cose cambieranno. Io sono convinto che la Juventus questo scudetto non se lo farà sfuggire. Però, ripeto, è comunque un campanello d'allarme, perché la Juve ieri aveva il primo match ball a disposizione e non lo ha sfruttato. Tra l'altro, scusate, apro una piccola parentesi. Sì. 38 anni e mezzo, mamma mia, quell'amichetto lì, che parentesi 38 anni aprire. E mezzo, che parentesi vuoi aprire, che ci stiamo a dire di nuovo. A quanti gol è attualmente in campionato? Guarda, non lo so, ma ne ha fatti almeno 5, credo, 5-6 ne ha fatti. Sì. Ieri freddezza pazzesca dal dischetto, assist perché sì per il 2-2. Il primo tempo era stato l'unico milanista pericoloso con un gol annullato, con due occasioni. Sta bene, sta veramente bene. Poi vabbè, nel post partita il solito mitomane ha detto: se fossi arrivato prima il Milan avrebbe vinto lo scudetto. No, Ibra, caro no, Ibra, no. Il Milan di Benaser, di Castiglieco, di Kier non avrebbe vinto lo scudetto. Però sicuramente qualche punto in più l'avrebbe fatto. Ibra ancora oggi ha un valore aggiunto. 5 gol in campionato e 1 in Coppa Italia. Sì. Quindi sì, 6 sì. In totale. Beh, un buon ruolino per uno che ha una certa età e si è fatto pure male. Pure fermato, esatto. Non sembra assolutamente un quarantenne, sembra come minimo un 32enne. Anche dal punto di vista fisico sta proprio bene, asciutto. Più Ibra per tutti. E poi pesa molto il carisma e la leadership del ragazzo. Sì, diciamo che ha fatto capire anche in questa intervista post partita, queste dichiarazioni che sono uscite, poi non so dove abbia parlato onestamente, le riportava Sky praticamente in piena notte ieri queste dichiarazioni, ha fatto capire che queste saranno le sue ultime partite in rossonero, ma non per sua volontà, quanto per una volontà dell'attuale management del Milan di cambiare direzione. Con Rangnick sappiamo che dovrebbe essere il prossimo tecnico rossonero, Gazzidis che ormai ha preso il comando, pure Paolo Maldini potrebbe lasciare
il ruolo in dirigenza, Ibra potrebbe essere uno dei sacrificati eccellenti della io prossima stagione. Nel treno gli avrei fatto fare. Io Ibra pure a 50 anni me lo prendo. Io me lo tengo sempre, ma magari ci avessero dato 20 anni fa, ma niente. Vabbè, è nata così. Io sai, Vale, io l'avrei preso il giorno dopo l'addio al calcio di Francesco Totti. Sì, il 29 maggio 2017, in quel momento Ibra andava in scadenza con lo United. Io in quel momento avrei tesserato Zlatan Ibrahimovic, ci sarebbe stato un colpo a livello di immagine. Sarebbe stata una grande, tra virgolette, risposta, no, alla tristezza generale per l'addio di Totti. Totti lascia il calcio, il giorno dopo mi presento con un 35enne Zlatan Ibrahimovic. Cioè, se a me sarebbe stato un colpo da teatro pazzesco della Roma, però chiaramente era una cosa presente soltanto nella mia testa. La Roma non ci ha mai pensato, quindi no, è andata così. Ma che tu prendi Kluivert, scusa. Vabbè, comunque possiamo andare avanti. Si vince, si perde in un campionato ancora assai strano. Ci si muove alla stregua di un pollo sultano. Ragazzi, attenzione, il pollo sultano sarà il re delle galline. Ho mangiato ieri, buono, rosso, buonissimo. Livera, ma c'è una cosa che non si è mangiato, Liverani? Il pollo sultano. Lo sai con chi ho mangiato il pollo sultano? Con chi? Con uno che ieri era abbastanza affamato. Sì, Patrick. Si è mangiato Donati, si è mangiato, maledizione. Ammazza. Il pollo, ragazzi, sultano comune è un rallide. Un piuttosto grande tozzo. Lungo 38-50 centimetri, con un'apertura alare di 90-100 centimetri. Ha un grosso becco di colore rosso, quindi insomma un bel becco acceso. È sormontato da uno scudo frontale dello stesso colore. Zampe di colore variabile, dal rosso al rosso rosato, con dita lunghe e sottili e iride rossa. Insomma, c'è una cosa di un altro colore, tutto rosso. Però la colorazione del piumaggio è variabile. Sono due giorni che non riesco più a parlare. Dai, oggi cominciavo troppo presto, 7:38. Sono gli occhiali, dici Mirko? Dici che non vedo? Vabbè. No, non è che dici. Allora, non è che dici Mirko, tu non vedi, questo non è un fatto. Sì. Prima o poi dovrei tornare all'oculista a far sistemare ste lenti, perché probabilmente si è starato qualcosa. Costano le lenti. Capito? Facciamo una colletta, tipo andiamo 100 giorni al centro. Metto da parte qualcosa. Ma... tanto se tu fai la scatoletta con 100 giorni, ti danno tutti gli spicci. No, anche che sono belle spesse le mie lenti. È proprio perché mi manca vedi. Tutto. Sì, vabbè. Esatto. Le femmine sono più piccole e hanno inoltre scudi frontali meno pronunciati. Pensate che i maschi pesano tra i 720 e i 1000 grammi, mentre le femmine 520-870. Sì. Vabbè, poi insomma, un animale molto bello. Eccolo qua, vedi? Insomma, molto acceso. Bravo, bravo. Pollo sultano. Pollo sultano. Oh, quando lo magni, sembri un re. Io bellissimo. Sto continuando a calare in esordio. È uno slogan bellissimo questo. Sì, è vero. Sì, sì, sì. Ma pure quella si abbassa, di serio. Sì, evidentemente così. No, comunque parliamo anche di Fonseca e parliamo delle probabili formazioni. Ragazzi, gioca la Roma stasera, siete entusiasti? Io veramente penso che partirò. Io realizzo soltanto adesso che dopo Napoli-Roma c'è Roma-Parma. Sì, solo l'abbiamo adesso? Già detto anche, no, perché l'avevo parlato anche due giorni fa. Alessio. Sì, si vede che resetti, che eri già preoccupato, noi eravamo preoccupati già una settimana fa del Parma. Tu hai dimenticato completamente la gara di stasera? Questo ci stai dicendo tu? No, non so se avete colto il riferimento storico. Sì, come l'abbiamo colto, scudetto? Napoli e Parma, sì, l'andamento un po' diverso. Vabbè. Mi è da dire. Beh, stessa attesa proprio. La stessa attesa tra una partita e l'altra. San Paolo, dramma, stesso numero, ragazzi, di tifosi romanisti poi. Sì, ricordiamo, 10 giugno 2001, Napoli, Roma, 17 giugno 2001, Roma, Parma. Pure quell'anno ce l'hanno fatto sudare. Quindi andiamo a vincere. Ma no, sì, vabbè. No? Citando il messaggio di Lussi che mandò a Borriello, non vincendo nulla, chiaramente. Questa è la cosa bella. Esatto. Che cosa brutta, ragazzi. Vabbè, però l'importante è crederci. Ma no, quello la Roma ci ha sempre creduto. Esatto, poi noi ci fomentiamo per poco. Salvo oddio, poi. È un po' che ci fomentiamo. Beh, e che te va a fomentare qua? Se c'è sono due anni che non. Oddio, da quella semifinale. Io un pochino a dicembre. Voglio infastidire quell'ascoltatore che ieri ha detto basta. A parlare di Fiorentina Roma. Però io dopo Fiorentina Roma. Ragazzi, Nardo era completamente, posso dirlo, ingrifato dopo Fiorentina Roma. In realtà io ero arrabbiato perché in quei giorni la Lazio vinceva la Supercoppa contro la Juventus. E ti ricorderai, Riccardo, eravamo in diretta insieme e io dissi: come no?
Come no? Noi risponderemo alla Supercoppa della Lazio andando a strappare lo scudetto. Perché? Che bei tempi, eh? Bei tempi, sì. Poi la Roma è completamente da quella dichiarazione la tua Roma non è più esistita. La Roma è finita lì, è finita a Firenze. Alessio, non l'abbiamo più trovata. Tu ancora che parli, ancora che fai problemi. Vabbè, ma io, sai, sono io alla fine sono contento di essere come sono, perché sono ancora un romanista, un anziano della Roma che si illude, che ci prova, che ci crede. Poi ragazzi, purtroppo la realtà è sotto gli occhi di tutti, però sai, l'animo del tifoso è quello, poi c'è l'animo del comunicatore e dell'osservatore onesto che cerca di raccontare più che altro la realtà, ma il tifoso dentro di me a dicembre dice andiamo a vincere questo scudetto, così rispondiamo alle vittorie delle coppe della Roma. Tu sei un ultimo romantico, dai, devi andarne fiero. Ma non a caso la parola romantico inizia con Roma, le lettere R-O-M-A. Sarà un caso? Per me no. E finisce con Nardo, sarà un caso? Perché poi io adesso lo dico adesso. Io già lo so. Che cosa? Che la settimana prima di Roma Siviglia rispunterete tutti come funghi. Ma rispunterete chi? Scusa? Rispunterete tutti come quelli che adesso non hanno la minima fiducia nella Roma. Io so che tutto sommato, ma assolutamente in maniera giusta, legittima e sacrosanta, torneranno un pochino a sperare, ma sta a vedere che se battiamo il Siviglia. Questo Siviglia ce ne fa 6 probabilmente. Adesso sì, però io dico no, partita secca, anche la sola idea della partita secca ti fomenta. Già, posso giocare anche contro la squadra più forte della storia del calcio, però nei 90 minuti. Ma succede tutto? Hai visto? Ma io so che quando ci avvicineremo, adesso ancora lontana Roma Siviglia che manca un mese, quando ci avvicineremo a Roma Siviglia, io so che anche il romanista più pessimista oggi tornerà un minimo a dire oh, hai visto mai che se battiamo il Siviglia poi andiamo a giocarci la Final Eight. Poi ovviamente arriverà Roma il giorno di Roma Siviglia, botta proprio così. Vabbè, stiamo andando troppo avanti. Troppo avanti. E finirà tutto un'altra volta. Però abbiamo ancora un campionato da goderci fino all'ultimo. Però possiamo dire che il tifoso deve crederci sempre. Il tifoso è quello che non deve mai mollare, anche quando la situazione è disperata. Ma guarda, romanista la speranza non la perde mai. Sì, il discorso, ragazzi, è che di che speranza stiamo parlando? No, attualmente nessuna. Ok, capisci? Questo no, adesso per quanto riguarda il campionato, ovviamente diciamo che ci sono anche scarse motivazioni. Stiamo sognando da parte nostra. Cioè, i giocatori devono mantenere le motivazioni perché c'è un piazzamento europeo da difendere. Non è ovviamente un traguardo che ti fa pensare a feste, al Colosseo, al Circo Massimo. No, ti fa pensare però a una sopravvivenza, ma certo, una vita un po' più serena nella stagione prossima, se non un disastro. Esatto. Questo è il discorso. Roma-Siviglia invece è un'altra storia, perché lì se poco riesci a seccare, a fare una partita decente e a battere un avversario che non è il Barcellona, è comunque il Siviglia, e lì poi ti vai a giocare quantomeno vai a vivere una bella avventura. Tornerebbe l'emozione del sorteggio. Vediamo un po' con chi giochiamo. Magari, con un bel sorteggio agosto. A parte che ci sarà venerdì il sorteggio del tabellone della Final Eight di Europa League. Venerdì alle 13 a Nyon. E quindi noi conosceremo il nostro eventuale avversario in caso di passaggio del turno. Le emozioni della settimana. Le emozioni della settimana. Sono tutta un brivido. Sì. Vabbè, perché è ancora lontano Roma Siviglia. Quando arriverà questo appuntamento, sono convinto che tutti quanti noi torneremo ad interessarci. Poi ripeto, questa Roma purtroppo quest'anno, ma negli ultimi 2 anni, è una Roma che non ci fa pensare in maniera positiva e ottimistica. Però comunque è una partita che andrà giocata in qualche modo. Ieri speriamo Fonseca di avere Zaniolo al 100%. Speriamo di riaverlo al 100%. Ieri ho visto un tecnico in conferenza stampa con un unico obiettivo, quello di cercare di spegnere il pessimismo che c'è in questi giorni, con il tentativo di ridimensionare anche un po' le sconfitte che eppure sono state gravi. Si sta aggrappando a qualcosa che però non c'è, secondo me, una luce che fatichiamo a vedere, ma che stasera in campo dobbiamo assolutamente riscoprire. Sì, assolutamente. Fonseca ha continuato a ripetere quella che è la sua teoria, ossia che in questo momento non c'è un problema fisico, ma è più che altro un problema evidentemente legato alla testa dei giocatori. Non è un problema fisico, non cambierò molto, ha detto, rispetto alla gara contro il Napoli. Zaniolo non giocherà a titolare, ancora presto per vederlo dal primo minuto, anche perché forse i minuti di Napoli neanche erano previsti, no, alla vigilia. Evidentemente è stato un tentativo anche per provare a dare una scossa alla partita, per provare a dare fiducia al ragazzo, ma evidentemente è ancora presto per vederlo dal primo minuto. Io spero di poter vedere Zaniolo titolare nelle gare contro Verona Inter, o comunque in una di quelle due. In mezzo ci sono altre due partite, il Parma oggi e il Brescia.
e poi arriveranno questi due appuntamenti consecutivi in casa contro Verona ed Inter. Io spero che lì Zaniolo possa essere pronto per giocare dall'inizio, non 90 minuti evidentemente, però quantomeno spero che possa partire dal primo minuto. E dovrebbe essere riproposta la difesa a 3, che poi in realtà la Roma sta giocando a 3 da inizio campionato, insomma da quando il campionato è ripreso, perché è vero, al di là dei numerini 4-2-3-1, la Roma sta impostando sempre a 3 da dietro, quindi è ormai un modo stabile che ha la Roma di giocare, con Cristante che dovrebbe essere il centrale dei 3 per la gioia di Valentina Catoni, ovviamente. Io sono molto gioiosa in questo periodo per tanti motivi proprio, capito? Con tutte le cose, fortuna pure con la mia vita privata che è gioiosa centrale, e solare, no? Perché altrimenti ecco, siamo disperati. Diciamo che non ricordiamo che non saranno a disposizione Smalling e Santon per loro 10 giorni, per entrambi 10 giorni di stop. Smalling dovrebbe recuperare, speriamo, per la gara contro il Verona o contro l'Inter, una delle due, anche lì recupero importante, soprattutto proprio nel rush finale, ultimissime partite. Santon ovviamente non è un giocatore importante di questa squadra, lo dice Fonseca con i fatti, non chiamandolo mai in considerazione, non chiamandolo mai in causa. Non ci stupisce questo. Quindi insomma mi aspetto Mancini, Cristante e Bagnez, dovrebbero essere i 3 dietro. Poi c'è un dubbio a destra, perché non dovrebbe giocare Zappacosta secondo quanto ha detto Fonseca. E lì vedremo chi ci metterà. Kolarov a sinistra dovrebbe rientrare con Pellegrini e Veretout, immagino, in mezzo al campo, o Diawara che potrebbe anche ritrovare spazio, e mi aspetto davanti Perez, Dzeko e Henrik Mkhitaryan. Guarda, ti dico, se vuoi quella del tempo, Paolo Lopez in porta, difesa 3 con Mancini, Cristante e Ibañez. A centrocampo Spinazzola, Veretout, Pellegrini e Kolarov, mentre davanti alle spalle di Dzeko Carles Perez e Mkhitaryan. Più o meno sì, è quella che ho detto io. Il dubbio può essere Diawara. E poi a destra immagino Spinazzola. Lei dice Diawara. Sì, Diawara. Lei dice Diawara, sì. Che insomma, per come abbiamo visto negli ultimi due fotogrammi, non bene. Beh, è un decimo del Diawara visto prima del lockdown. Per carità, ma forse anche meno. Il Corriere mette sì Spinazzola sulla destra a centrocampo, in realtà poi mette tutti e 5 a centrocampo, pure Mkhitaryan, Dzeko e Carles Perez davanti, ma poi in realtà lì è un fatto di movimenti, non è che su carta poi la formazione e i numeri contano il giusto. Sì, però sì, difesa 3. Sarei abbastanza sorpreso nel rivedere Bruno Perez, che è stato escluso per scelta tecnica a Napoli, sarei sorpreso di rivederlo oggi dal primo minuto, quindi probabile diciamo lo slittamento di Spinazzola a destra con il reinserimento di Kolarov a sinistra, anche se poi sappiamo che Spinazzola non ama proprio giocare da quella parte. Capito, Spinazzola si adatta, perché qua Spinazzola c'hanno fatto a Peperini, allora. No, perché qua nessuno ama niente, manco noi amiamo vedere sto scempio, cioè applicatevi. Non credo che Cristante ami giocare davanti al portiere, ma non lo so se fa di solito. Noi, io me lo ricordavo in cursore quando l'abbiamo comprato, e poi abbiamo visto in tutti altri ruoli. Senti, Cotumaccio, prego. Cotumaccio. Dice anche la formazione volentieri del Parma in campo sempre da il tempo. Sì, con il 4-3-3, Sepe in porta, Darmiani, Jacoponi e Bruno Alves in difesa. No, chiedo scusa, 4 con Gagliolo anche a completare la linea di difesa. A centrocampo Kučka, Hernani e Kurtic, e davanti Kulusevski, Cornelius e Gervinho. Io mai avrei pensato di dirlo, ma a me questo Parma comunque piace. Preoccupa molto. Sì, preoccupa moltissimo. Il Corriere mette Scozzarella al centro del campo, esatto, insieme a Kučka e Hernani, tanto per se vi interessa. Sì, in realtà poi lì in mezzo di solito D'Aversa mette o Scozzarella o Brugman, quindi Hernani lo mette più da mezzala, però chiaramente lì i titolari sono Kučka e Kurtic, quindi comunque dovrebbe partire. Credo che partirà con Kučka, con Scozzarella e con Kurtic, almeno all'inizio. Queste sono le scelte che di solito fa D'Aversa. Davanti il tridente è pericolosissimo, ragazzi. Quei tre là davanti mi fanno paura, ma proprio tanto. So dell'efficacia che noi ce la sogniamo da anni. No, davanti alla nostra difesa, ragazzi, questi ci possono mettere in netta difficoltà. No, poi Cornelius è un giocatore, magari da punto di vista stilistico, non bellissimo da vedere, ma è molto efficace. È molto efficace, attaccante fortissimo fisicamente, sa difendere bene il pallone, conquista punizioni in area di rigore. Quest'anno è spietato Cornelius, gli arriva una palla, la butta dentro. Tra l'altro ci ha già fatto gol all'andata quest'anno e anche ai tempi dell'Atalanta, quindi uno che quando vede la Roma fa gol. E poi Gervinho, lo sappiamo, quando ti parte in velocità, se è in giornata è un giocatore devastante, e Kulusevski altrettanto. Neanche a commentarlo. Quindi è veramente una squadra pericolosissima, che proprio per le caratteristiche attuali della Roma può essere davvero un avversario letale. Io ho molta paura di questa partita, spero di non azzeccare il pronostico che ho dato ieri.
Sì, spero anch'io, anche perché insomma qua andiamo sull'orlo già siamo sull'orlo del disastro, quindi insomma fare ancora peggio non lo so veramente dove ci porterebbe, ma lo scopriremo. Sì, poi c'è anche il fatto che non affrontiamo una squadra tra virgolette rilassata, affrontiamo una squadra che viene a Roma con la voglia di fare punti, non che il Parma stia rischiando nulla in chiave salvezza, attenzione, perché però i punti di vantaggio sono tanti rispetto al terzultimo posto, però dopo tre sconfitte consecutive credo che loro vorranno assolutamente fare punti, perché il Parma non è una squadra con D'Aversa in Serie A, che non abbia mai perso quattro gare consecutive, no, quindi per loro sarebbe uno smacco importante, quindi sono convinto che verranno motivati con la voglia di fare una grande partita, quindi affrontiamo secondo me il Parma anche nel momento peggiore, con anche una certa motivazione che immagino avranno ritrovato in vista della gara di stasera. Serata dura, serata difficile, servirà una Roma accettabile per portare a casa punti, quella Roma accettabile che purtroppo non vediamo da un po' di settimane. Oh, magari si riaffaccerà prima o poi, non sarà mica scomparsa del tutto. Ce l'auguriamo. Continuiamo ad augurarci. La qualità c'è, perché comunque se metti in campo Perez e Giacomo Mkhitaryan davanti, la qualità ce l'hai. E speriamo in un risveglio di Pellegrini, perché tu sta andando bene. Chissà che il turno di riposo a Napoli non abbia fatto bene a Kolarov. Speriamo di rivederlo un po' efficace in fase di spinta. Certo, è una Roma abbastanza sperimentale, no? Con questa difesa a tre, con Cristante a fare il centrale tra Mancini e Bagnez. È comunque una squadra sicuramente più sperimentale rispetto al Parma. Vedremo come andrà, siamo curiosi. Le sentite le dichiarazioni di Ibra? Non so se erano tra quelle che hai detto prima e me le sono perse io. Le ho dette prima le dichiarazioni. No, quando ha detto io sono un giocatore, allenatore e presidente, peccato che mi paghi non solo stipendio. Sono tutto. Che treno, ragazzi, la mitomania pura. Io gioco, io squadra vince, fuori squadra perde. Delirio di onnipotenza continuo, ma quanto lo amo, guarda quanto. Sì, lui a volte secondo me anche abbastanza provocatorio. Sì. Io non penso che lui sia davvero convinto e con la sua presenza da settembre il Milan avrebbe vinto lo scudetto. Guarda, perché è un ragazzo troppo intelligente per pensare una fesseria del genere, che si è accorto anche lui in questi mesi di giocare in una squadra abbastanza mediocre nel complesso. Certo, è un valore aggiunto, ragazzi, quando lui è in campo anche i compagni si sentono più responsabilizzati, anche perché pensa che te imbruttisce, cioè. È un giocatore che dà qualcosa, ragazzi, ma sono giocatori, ma i grandi giocatori Ibrahimovic, danno sempre qualcosa, Cristiano Ronaldo, lo stesso Frank Ribéry, sono giocatori che hanno un carisma, un impatto anche sullo spogliatoio, certo, pazzesco, perché poi hanno quella storia lì, hanno quel passato, quel palmarès, quella personalità, e rappresentano anche in tarda età dei valori aggiunti, assolutamente. Ma perché non abbiamo ancora parlato del morso a Donati? No, ne abbiamo parlato, ne ha parlato prima il mister. Ah, beh, Liverani, no, proprio volevo un pensiero. Vabbè, ok. Un attacco di pazzia. No, ma più che altro, sai, padre, ai tempi si beccherà, del VAR, credo, almeno 4-5 giornate. Come Suarez, non lo so. Con una fisicità un po' diversa. Gesto inspiegabile ai tempi del VAR, veramente. A parte ma guarda, che quello non è un gesto che tu fai pensando che ti riprendano. Quello è follia, è un attimo di follia, perché poi mozzicana per persona. Fatemi fare romanista. Lì è un giocatore della Lazio che si rende conto che lo scudetto sta sfumando, rosica. E fa una cosa che è totalmente folle, insomma. È folle, sì. È un attimo di follia, non è che se pensa alla telecamera, se no non lo faresti a prescindere se avessi un minimo di lucidità. Nessuno da un mozzico a un'altra persona così. C'è Annibal De Cani, a Patrick, ma era buono Donati, perché se è buono a stagio lì a sto punto. Ecco. Fabio, no. Trova un limite nella vita, per favore. No, io sono aperto a tutto. Questo l'abbiamo capito. Peggio, ma Donati o peggio Suarez? Ma male tutti e due, credo, perché sono cose che su un campo di calcio non si dovrebbero fare. Esatto. Tra l'altro, uno è partenese e l'altro no. Infatti, forse salvo Suarez, perché Chiellini è veramente insopportabile. Infatti, la mossicata a Chiellini, penso tutti noi, no? Io ricordo non accolsi quel gesto con grande sofferenza. Dici, vabbè, c'è sta a Chiellini, gli avremmo dato tutti. Un po' come la capocciata di Zidane a Materazzi. Tutto sommato, siamo stati tutti Zidane in quel momento. Quando gioca la nazionale, no, non sono così. Poi a freddo ti dico, vabbè, tutto sommato ha beccato quello giusto, se proprio doveva, però no, lì per lì mi arrabbio punto, perché sono azzurro. No, io lo ammetto, chiaramente ero totalmente preso dalla voglia di sentirmi campione del mondo quella sera. Però quando ho visto Zidane dare la capocciata a Materazzi, una parte di me ha detto: gli avrei dato pure io. Ma però, sì, ma anche perché conoscendo il soggetto abbiamo tutti pensato chissà che gli ha detto che fasse dare la capocciata. Io avrà stappato la latrina. La reazione di Carezza: ma no, ma no. Sei tu
sei tu, oh, oh, mio Patrick tenerissimo, sei tu, oh, oh, sei tu, oh, oh, più bello di una favola, con te, oh, oh, con te, oh, oh, è tutto più bellissimo, ma dolcissimo, furbissimo, piuissimo che c'è. Quell'alcol alle 8 del mattino, no, ragazzi. Io chi fa colazione con la sambuca reagisce così. Buongiorno, ragazzi. Comunque, ieri vedendo le celazze, davvero sembra di fare i mondiali, perché ho visto che ci stanno pure i supplementari. Ma non è che poi a un certo punto cominciano a dare pure i rigori per far vincere la Lazio. Pazzesco, ragazzi. Di questo non ne abbiamo parlato, ma 10 minuti di recupero. Per carità, ci sono stati degli stop, giocatori che si sono fatti, ma 10 minuti, forse un po' troppi, recupero, non finiva mai, mai. Però a differenza di Cagliari di qualche mese fa, stavolta il risultato è rimasto quello, non c'è stata la rimontata. Stavolta spiazza, sicuramente agli avversari. Spiazza. Immense da sola. Anche se pure stamattina leggo da Il Tempo, Inzaghi se la prende con la sfortuna. Vabbè, questo è un po' un vezzo che hanno, c'è sempre, dai, piangiamo. Beh, dici? Dici sì. Che se lamenta, mi sembra, no? Di fa cronaca, ora non so, magari sbaglio. Vabbè, io, correggetemi se sbaglio. Se sbaglio mi correggerete. Cheat. Grande Wojtyla. Hanno voluto fare all-in su questa ripartenza, ah, perché sbaglio. Evidentemente, no? Sono crollati da questa mattina. Mi correggerete. Questa verità, era un'occasione unica per loro. Cioè, non so, secondo me se non si fosse mai fermato nulla sarebbero andati però molto più dritti. Attenzione, perché fino non è ancora finita. No, non è finito nulla, infatti parliamo poco, appunto. 7 punti. Questo è un commento sull'atteggiamento che, a prescindere, anche vincesse tutto è sempre sgradevole, però gli appartiene, quindi non ci dicono niente di nuovo. Io me ne andrei in break, sì. Se siete d'accordo. Oh, torniamo con le pagine sportive, un po' di approfondimenti, eccetera, eccetera. Yuri, ci sia lì che la sentiamo tra poco. Porti pazienza, si faccia il caffè. Poi anche restate lì. Vorrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio mi corrigerete. Fatemi salutare bene tutto Nico, ma soprattutto Pietro, piccolo cucciolo, un bacio gigante. E poi Paolo, buongiorno. Paolo. Buongiorno, Paolo. Buongiorno ragazzi. Zattelo in faccia il Britpop. No, adesso senti, calmati. Hai sentito che robetta che ha messo Mirko Bonacover? Che rabbia, calma. Nardo, troppa rabbia. Che livore. 8:36, troppa rabbia, dai. Mamma mia, ragazzi, veramente. Paolo, hai l'intro, hai l'intro più lunga di tutte le radio mondiali, credo. Forse la migliore di sempre. Vabbè, però adesso, onestamente. Complimenti a Mirko. A 360 gradi da qualunque ascoltatore, blob di ogni tipo. Paolo, meraviglioso. Paolo, sì. Ci vieni con me alla sagra dell'uovo strapazzato? Vabbè, niente. Ah, sì, non è male. Non è male l'uovo strapazzato. Molta energia. C'è buono, pure, buono. C'è sta pure un po' di snacker, te lo dico. Beh, sì, poi in Salento, no? Salento, sì. Ce n'è parecchia. E a Crotone invece? Ma che ne so, io. Ma chiedo so. A Crotone. Ecco. Perché a Crotone? Ecco. Come perché? Sono molto contento, ragazzi. Ma non è che sta a Crotone. Perché ieri il Valencia. Sta a Crotone, sta a Valencia. Ieri il Valencia ha vinto la partita. Abbiamo vinto la partita contro il Valladolid. Sì. È una squadra molto insidiosa. Lei ora è a Crotone, però mi scusi. Sono tornato a Crotone dopo la partita. Eccoci qua. Tra una parte e l'altra vado a Crotone a trovare Mirko Bonogor. Che non è con vero. Noi ma resta qua. Anche comunque. A Crotone al contempo. Non è vero, quello è un impostore. No, il vero Mirko Bonogore a Crotone. Il vero Bonogore mette contributi a Crotone mentre passeggia per la città. Comunque è vero, confermo quello che diceva il mister Liverani. Il Salento è piano di strappone. No, non l'ha mai detto Liverani. Mi di belle ragazze. In realtà non lo pensa nessuno. Ha detto che è piano di snacchera, ecco. Non capisce niente. Ecco, su questo sono d'accordo. Ma vieni a Lecce con me. Tanto io gioco quelli che capiscono niente. Florenzi a Lecce. C'è spazio pure per te. Notizia di mercato. Posto di Rispoli lo mettiamo, che dici? Molto volentieri, mister. Come molto volentieri? Ci vengo volentieri. Ma dove andate, Fiorentina? Ma perché lei c'è vicino a Crotone, almeno. Certo. Più probabile la Fiorentina. Poi quelle di macchina. Diciamo così. Ma lo sai che mi ero segnato questa domanda da farti, Paolo? Cosa? Il futuro di Florenzi. Secondo me è Fiorentina. Va a Firenze? Secondo me sì. Quindi Gasperini non... Non lo vuole più? No, lo vuole, però secondo me è Fiorentina. Soprattutto poi se ci va, no, un signore che conosciamo bene ad allenarla. Luciano? Lucianone? No. Ma dai. Dai, De Rossi. Daniele De Rossi. Da quello che dico. Vabbè. De Rossi. Fa mortellino di scartati. Ma guarda che Commisso ha detto di no, dopo le indiscrezioni di Sky. Te è più importante Commisso o Rocchetti? Scusami. Ma no, soprattutto Di Marzio l'ha data, quindi voglio dire. Ma Di Marzio è sempre di comodo. Allora, io in questo momento cerco di mettermi nella testa. Sì. Sì. Calma, di Daniele De Rossi. Allora, bella avventura, grandissima. Allora, è chiaro che di fronte a una proposta del genere, però
città difficilissima, rischia di bruciarsi come prima esperienza, esatto, da allenatore. Ah, secondo me no. In una città difficilissima. Che noi parliamo, beh, guarda Roberto Mancini, che carriera che ha avuto, ambiente fiorentino. Guarda Roberto Mancini, che carriera che ha avuto. Un altro così. Sì, però un unicum per ora, Paolo. Apposta. Secondo me De Rossi lo vedo con quella stoffa lì. Secondo me ha la testa per fare l'allenatore, quindi ce lo vedo non bene di più a fare l'allenatore. No, noi in caso gli facciamo un sacco di in bocca al lupo. Cioè, io non è facile, non è iniziare dal Frosinone, per carità, tutto il rispetto per il Frosinone, ma inizi da una città, una società importante come la Fiorentina, però ce lo vedo benissimo. Ci vuole sicuramente tanta testa e tanto coraggio, perché Firenze in questo momento è una piazza difficile, molto difficile. È storicamente una piazza difficile, poi dopo anni così deludenti sicuramente non è proprio la cosa più semplice del mondo. Che te volevo dire, non mi ricordo. Vabbè. Florenzi avevi detto. Sì, Florenzi. Ma lo sempre... vedo lì, secondo me lo vedo a Firenze. Già dall'anno scorso se ne parla di una Fiorentina interessata a Florenzi, poi se dovesse veramente andarci De Rossi sarebbe un qualcosa in più. Sarebbe curioso, conoscendo quanto sia romanista De Rossi, osservare i suoi comportamenti durante un Roma-Fiorentina, un Fiorentina-Roma. Non inizierei mai dalla Serie A. Cioè, io mi farei magari un periodo nelle giovanili. Però capiamo il carattere anche di De Rossi, che è andato a giocare al Boca Junior, sì, ad esempio. Poteva finire la carriera e se n'è andato dall'altra parte del mondo a giocare col Boca, che era qualcosa che sognava. Non capisco. Che è uno che ha un carattere importante, quindi non gli interessa accetta le sfide, toste. Non gli interessa iniziare dalla primavera. A patto di averne anche requisiti. Io non lo so, a me non sembra così avventato. Ma perché già dici che non hai requisiti? Chi te lo dice? Ma per me non li ha, ragazzi. Ha smesso di giocare un anno fa a calcio, ragazzi. Sta studiando, inizia dalla Serie A. Riccardo, nessuno può sapere se De Rossi ha i requisiti oppure no, perché poi comunque devi vederlo sul campo. È un rischio, questo sicuramente è un rischio, però magari è un rischio che si prende. Può essere pure che De Rossi è un fenomeno. Io ricordo che Guardiola al primo anno al Barcellona ha fatto il triplete. Sì. Al primo anno al Barcellona, sì, poi di Guardiola ce n'è uno. Ma non aveva smesso sei mesi prima di giocare a calcio, no, per carità, però si è fatto un po' decantera, credo. Ha fatto sì, è stato al Barça B, per carità, però comunque. Ma sì, però ricordo Roberto Mancini, che ha iniziato dalla Fiorentina e poi ha avuto una grande carriera, oggi allena la nazionale italiana. Quindi è una possibilità che ci sta, secondo me. Caratterialmente, ecco, diciamo, è uno che ha gli attributi Daniele De Rossi, quindi lo vedo benissimo su una panchina come quella della Fiorentina. Il tuo esempio è assolutamente calzante, perché Mancini iniziò proprio da Firenze pochi mesi dopo aver smesso di giocare. Iniziò da Firenze, fatto in un momento anche più difficilissimo, difficile, perché molto erano più difficile. Gli ultimi mesi di Cecchigori con il club prossimo al fallimento. Quindi hai fatto un esempio assolutamente calzante, che è uno su un miliardo, però. Però magari De Rossi ha quella personalità. No, lì. Io lo auguro. Io auguro il meglio a Daniele. No, io lo dico. Boccia De Rossi. No, io lo dico perché non vorrei che si bruciasse. Poi magari no. Tra l'altro, aggiungo anche un grande vantaggio, quello del papà. Ne parlavamo già ieri. Che comunque qualche consiglio potrà darglielo. Però questo del bruciarsi è un discorso che facciamo, secondo me, un po' troppe volte. Lo facciamo anche con i giocatori. Lo abbiamo fatto con Zaniolo. Occhio che si brucia. Però no, quando hai determinate caratteristiche, hai la stoffa, non ti bruci. Se sei forte. Sei forte però, da quando hai 18 anni, ragazzi. Quello che dico io, Paolo, che forse magari sai adesso, al di là della Serie A, Serie B, Serie C, il tipo di contesto alla piazza. Un conto è iniziare, che ti posso dire, a Sassuolo. Diverso, come no? Un conto è Firenze però, è una piazza tosissima. Conoscendolo caratterialmente, ripeto, questo è uno che è andato dall'altra parte del mondo, poteva benissimo starsene a casa e si è andato a fare un'esperienza importante comunque al Boca, che è una delle squadre con la tifoseria forse più calda al mondo, una delle più calde al mondo, come ambiente non è facile. Una domanda, ma Paolina la mattina che fine ha fatto? Mi manca la sua rassegna stampa. Paolino, che fine hai fatto? Guglielmone, e volevo dire a Paolo Rocchetti che l'offerta per Banco Ortofrutticolo a Buenos Aires è ancora valida, se è interessato. Banco Ortofrutticolo fa tutto molto ridere. Ma poi perché a Buenos Aires? Che era accento uruguagio. Ma dice Paolo, che costa meno là. Perché non costa meno più di Montevideo. Paolo, dici perché hai rifiutato di condurre lo spazio. Ma no, ragazzi, mattina. Palinsesto estivo e quindi si è ridotto il palinsesto. Bella vita, tornerà la rassegna. Sempre qui a lavorare. Sì, bravo. A chi l'hai lasciata Roma adesso? Roma sta lì, aspetta. Chi risveglia aspetta. Roma oggi? Ora dorme. Ma Roma. Avete letto ieri le dichiarazioni di chi? Dell'ex direttore sportivo del Milan, Mirabilli, a Radio Kiss Kiss? Mirabilli, no. Ha detto: dici. Io
ha parlato di disastri Mirabelli, che gli hanno detto sì, vabbè. A parte il Milan sta giocando l'ossatura che hanno fatto loro ancora, sì, lo sapresti? No, che non è sta grande ossatura, appunto, non è che dico, non so dei fenomeni. Però dico, gli hanno chiesto anche delle ipotesi Roma, visto che la Roma sta cercando un direttore sportivo. Lui ha detto: amo fare il dirigente, amo il mio lavoro, ma voglio essere titolare del mio ruolo. Ecco. Oggi alla Roma sarebbe impossibile. Non accetto un progetto giusto per andare a fare il burattino di qualcun altro. Chi è? Beccate questo. Ogni riferimento a Franco Baldini è puramente casuale. Madonna. Mi sembra. Dice, velato. Non lo so, comunque alla società, insomma, mo adesso da che carica precisa non si sa, però. Beh, l'unico che c'è sempre stato è Franco Baldini, sono cambiati sempre i direttori sportivi, quindi evidentemente non piace questa figura ai direttori sportivi della Roma, no? Che se lo trovano comunque sempre lì il consigliere di Pallotta. Posso dire che a me me lo dà un po' il chiccherone di queste dichiarazioni dei Mirabelli, ma che vuole questo? Ma che ne so, chi lo vuole Mirabelli, tra l'altro? Ecco cosa. Chi lo vuole Mirabelli? Uno, due, non, ma come si permette? Ha fallito miseramente. Miseramente? Miseramente. Qua la gente va davanti alla telecamera a dire qualsiasi cosa a Roma. Gli ha toccato Baldini, guarda come si è arrabbiato. Sì, è vero. Hai visto? Ma non me lo dovete toccare Franco Baldini, ragazzi, una persona a cui voglio estremamente bene. Ecco. Mirabelli, ma come ti permetti? Poi burattinaio al massimo. Io ho un po' nostalgia della parlata di Mirabelli, quel leggerissimo accento calabrese, sì, proprio. C'era una puntina, no? Impercettibile. No, questo non è Mirabelli, è un altro calabrese che ha lavorato con Mirabelli al Milan. Tra l'altro. Con paesano di Rocchetti, quindi, no? No, ma perché questa cosa di calabresi? Io non c'entro nulla con calabresi. Perché ricordi un po' Gattuso? C'è la faccia da calabrese. Tra l'altro, salutiamo tutta la Calabria. Li salutiamo, gli vogliamo bene ai calabresi, però. Ma c'è rivalità tra i calabresi e i pugliesi. Ma non c'entra nulla. È proprio un'altra cosa. Sai, entrambi del sud, insomma. Rivalità. Senti, a proposito di gente del sud, io la butto lì. Vai. L'Avellino ha esonerato Ezzolino Capuano. E mi dispiace. Se la Roma perdesse stasera. Migliori. No, ti prego. No. Io riprenderei a Malesani, ancora ad oggi è senza panchina. Beh, peccato. Pensa, l'ultima avventura di Malesani è quella al Sassuolo, quando prese il posto di Francesco durante la stagione. Perse 5 partite consecutive e venne ricacciato a calcio del sedere. Il povero Malesani. Che peraltro è l'unico, è l'ultimo ad aver portato una squadra italiana in finale di Coppa UEFA, ad aver vinto la Coppa UEFA. Vinta. Lo stesso Sassuolo, ricordate? No, non era il Sassuolo. Il Parma di Crespo, Cannavaro in compagnia. Che Parma, ragazzi. Vai a leggere la squadra di quel, la rosa di quel Parma, ti metti paura. Impressionante. Vabbè, ma pensa al livello della Serie A cosa era un'altra in quegli anni lì. Ragazzi, 9:30 arriva Yoso Palace a Ciampino. Sono con un volo freddo, privato. Io mi auguro, Paolo, scusami, che nessun giornalista vada ad accoglierlo, altrimenti toccheremo il punto più basso della nostra storia. Stanno partendo 200 tifosi. Cosa ti ha fatto anche salutarlo. Yoso Palace? No, perché se ci mettiamo ad accogliere pure i procuratori, qua è finita, ragazzi. Intermediario. Scusami, intermediario. Vabbè, ok. Che ancora peggio mi sento. Sì, poi che abbiamo fare? Ah, lo sto qua perché sta pagando. Allora, non so, sono a lavorare. Biafora che in questi giorni sta definendo Franco Baldini il direttore sportivo della Roma. Ah, sì, però. Vabbè, ai fatti, Ale, voglio dire, se Petraghi sta nello sgabuzzino, De Santis c'ha 6 anni. Infatti mi chiedo domani l'incontro a Trigoria, perché dovrebbe essere domani, dovrebbe essere domani dopo pranzo l'incontro di Quindi che farà oggi Yozzo? Beh, non lo so, un pranzo, una gira a Roma, credo. Vieni a mangiare con me. Sì, una spaghettata con Yozzo, ma andrei a fare. Beh, credo di sì. Molto volentieri. Vai a stanarlo. E Liverani pure. Cosa c'entra Liverani sempre in mezzo quando si parla di mangiare? All'osteria. Da Gianni e Fassicero. Bene, fanno sempre leggero, sì, perché fanno 46 gradi. Capito, con questo clima adatto pure. Quindi potrebbe esserci Zazzarino. Domani pomeriggio, no? Dicono dopo pranzo che l'incontro. C'è. Io, Ivan io. Pure Juric. Certo, io so, amico mio, accompagno io, ci andiamo a mangiare da Gigi e Stasticiaro con Fabio Liverani, grande allenatore, io stimo. Bene. Vabbè, insomma, penso è bello incontro. Sì, no, dico, penso parlerà con Fienga, no? Visto che c'è anche Morgan, c'è anche De Santis. Vabbè, Morgan, magari è amico tuo. No, c'è anche Morgan De Santis, però credo parlerà più con, che con Fienga, dicono? No? Tutte e due, sarà che un pool. Non credo ci sarà Franco Baldini. Beh, però esiste l'internet, eh?
Certo, quindi, le call, volendo, le famose call, video conference, voglio dire. Lo Zoom, pensa che bello, Zoom, scusa, bravissimo. Io mi sono permesso di dire l'altro giorno in diretta con Filippo Biafora, no? Sì. Visto che Baldini, allora, da direttore generale ha faticato, ha vissuto un'avventura non straordinaria, mm-hmm, dal 2011 al 2013, giusto? E poi se n'è andato, sì, anche se, esatto, poi fondamentalmente è non rimasto, è mai andato via. Esatto. Ma da direttore sportivo Franco Baldini ha vinto uno scudetto. Ah, perché? Perché non si mette a fare veramente il direttore, non gli piace, sportivo? Non vuole stare direttore sportivo della Roma, Franco, no, Baldini. Qual è il problema? Se tu gli scrivi, lui ti dice: io do una mano. Lui dà una mano. Vabbè. Perché lui, okay, lavora anche per altri club, ricordiamo, dà consigli anche ad altri club. Sì, lui Marsiglia, è consigliere del presidente della Roma. Tottenham, mm, ha un po' di giri. Esattamente. Quindi non vuole fare il direttore sportivo della Roma a tutti gli effetti, non se la sente, Franco. Esattamente. Grande Paolo Rocchetta, cittadino onorario di Catanzaro. Oh, vedi, esce fuori la verità. È Mirabelli. Emerge la realtà finalmente. Paolo Rocchetta è di Catanzaro. Ma non è vero, non è vero. Saluto, vero, il papà di un mio amico che è di Catanzaro. Esatto. Ah, come si chiama? Calogero? Pino. Ah, Pino. No. Paolo. Saluto nell'attesa, Pino, che si risolva la questione Smalling, c'è un'altra questione di mercato che sta tenendo praticamente tutti col fiato sospeso. Il possibile prestito di Villar al Benevento. Mm. Beh, sarebbe un'ipotesi che ci sta questa per andarlo a fare giocare, no? In Serie A si fa le ossa, non in B, se le fa in Serie A con una neopromossa e un mix, no? Sta facendo il Benevento di vecchi come piace a te, di vecchi. Non di quelli con tutte le scarpe, anche secondo me, come al solito, come l'altra volta con, sì, Sagnano, fanno, sì, sempre questa, sì, cosa, sì, qui, vanno, poi fanno 12 punti, sì, sì. Però VR potrebbe essere una soluzione in prestito per il centrocampo del Benevento di Vigorito e Filippo Inzaghi. Caro Mirko, super classifica post popolo, abbiamo Gotumaccio. Super classifica post. Oggi vi abbiamo riportato le parole di Fonseca della conferenza stampa di ieri, chiedendovi un'interpretazione. Quindi partiamo con i tantissimi commenti seri e tanti, ahimè, rabbiosi. Inizia Davide Luzzi: buongiorno ragazzi, credo che mister Fonseca si renda conto da solo di quanto sia al comando da solo della squadra. La cosa più grave è che la Roma non abbia un progetto, qualcuno che si faccia sentire con la squadra, che ricordo a fine mese prende bei soldini. Stefano New, quindi insomma nuovo nella nostra super classifica posta, risponde: diamo per l'ennesima volta colpa all'allenatore, non sappiamo più essere oggettivi, i giocatori a Roma si friggono perché dopo tutti questi anni, se non l'abbiamo ancora capito, siamo tifosi inesperti. Abbiamo cacciato via Luis Enrique, scrive così il nostro... Beh, ha fatto malissimo Luis Enrique alla Roma, questo si può dire. Il noto francese Luis Enrique. Luis Enrique, perché noi non abbiamo pazienza con nessuno. No. Vabbè, mo ho detto la parola di Luis Enrique stamattina, ragazzi, mi pare forse troppo. Salvatore Santoni risponde: sono giocatori morti, spompati, lenti da inizio stagione. Il problema cronico di questi giocatori è la pigrizia, la mancanza di impegno. Sembra sempre che ti fanno un favore a scendere in campo. Lo diceva Capello, Zeman e pure Petrakin se ne era accorto e lo hanno fatto andare via. Siete d'accordo? Ma attenuanti ai giocatori che vogliono andare in vacanza. Io vedo solo questo. Vogliono andare in vacanza? Sì, addirittura? Sì, eh? Sì, sì, sì. Palese, quindi. Guardate che faccia. Voi non potete osservare la faccia di Rocchetti. Racconta la faccia spavalda di Rocchetti e guarda in alto, come per dire: questa l'ho detta proprio. Questa è bella. Questa l'ho detta, questa l'ho sparata bella, lì. Questa fa effetto nell'ambiente. Questa è da ieri che la ripete. L'ha detto. Sì, ragazzi, i giocatori hanno voglia di andare in vacanza. Ma manderebbe sempre in vacanza. Questa è una notizia che da Paolo, non è una battuta, vero? Ma che abbiano voglia? Mi pare che anch'io ho voglia di andare in vacanza. È incredibile. Tutto l'anno ho voglia di andare in vacanza. Però poi c'è un campionato da finire. Però tu lavori più o meno bene, insomma, a differenza di... Ma questo... Lo lascio dire agli altri. Io non lo credo, insomma. Ah, vabbè, sta finta modestia. Quanto meno ti impegnerai. Dai. Esatto, l'impegno c'è, poi si casa è un'altra cosa. Angelo Lunadei, Ayahi, Ayaha, Ayahi, Ayaha. Ma che cacchio sei? Luna Day. Questo credo sia il peggior momento della trasmissione di questi due anni. Ma mal di pancia, che cos'ha? No, è imbecille. Chi? Io? Beh...
Ma così in diretta radiofonica? È imbecille. Davanti a tutti questi ascolti. È imbecille. Vabbè, mi prendo l'imbecille. Uno che non si sa arrotolare la camicia. Ancora. Ma basta, Paolo, questa cosa non ti va giù. Paolo, tutte le mattine arriva e sistema le maniche della camicia di cotumaccio. Te bevi l'acqua dopo il caffè, però. È vero, Paolo, è vero. È peggio. Ognuno ha le sue. Bevo l'acqua pentiti dopo il caffè. Pentiti. Vergognati. Cantate tutti insieme. Sono andato in un locale a Rimini dove c'era questa canzone a palla ininterrottamente. Dedicata a D'Angelo, Luna Day. Luna, luna dei, luna, luna dei, luna, luna, luna dei, angelone, luna, luna dei. Quel testo era una cosa incredibile, ovvero? È una cosa un po'. Ma lei era ai Ducci, era una bella gnocca. Ai Ducci? È vero. Cioè, ai Ducci. Ma era poi... un gruppo, era solo lei. Allora, in realtà questa è una cover, perché il, il pezzo originale degli Ozone. Ozone. Il buco Ozone. Iozzo cantava prima. Ah, vedi. Iozzo Pala. Ha scritto con me questo pezzo. Sì, cioè, anche se è un pezzo rumeno, io sono croato. Questo è l'originale? Sì. Ma è uguale. Fa schifo comunque, non è che no, ma comunque è uguale, lo stesso. Storico. Vabbè, storico. Ora leggi il testo, Riccardo. Hanno alzato semplicemente di una tonalità la canzone. Sì, sto trovando il. Ma già, no, già che si chiama Dragostea d'Intesi. Allora, ciao, sono un Hayduke. E per favore, amore mio, ricevi felicità. Hayduke Spalato. Ciao, sono io, Picasso. Ti ho dato un segnale acustico e sono forte. Ma sai, non sto chiedendo nulla. Non vuol dire niente. Vuoi andare, ma non io. Tu prendi, non io, non mi prendi. La tua faccia è l'amore per la calce. Ricordo i tuoi occhi. L'amore per la calce. Vuoi andare, ma non io. La tua faccia è l'amore per la calce. È la storia d'amore, storia di muratore. Storia d'amore e calcestruzzo. Poi prosegue e fa così: ti chiamo, ti dirò cosa provo in questo momento. Ciao amore mio, sono di nuovo io, Picasso. Ti ho dato un segnale acustico. Sono io, felicità, prima della ma non sai, non sto chiedendo nulla. E basta poi. Ma non... gli ha scritto sto testo, Petriccione? Dopo 12 suppli ha scritto io, calce e Picasso. Io comunque così a palla la metterei. Bella. Luna, luna, luna dei, angelino, luna, luna dei, destre occhi dei. Vabbè, andiamo avanti, non così ce la può finiamo. Sentire questa canzone, meglio Biafora. Tesoro mio, hai ragione. Chiudiamo tutto spazio a Biafora. Luna dei ha detto, ha scritto: non ho avuto modo di ascoltare Fonseca. Se determinate situazioni si ripetono ciclicamente, qualcosa c'è che non va e nessuno se la prenda. Se poi si dice che l'ambiente romano in certi casi è nocivo per la squadra, quindi se Kluivert fa ridere in campo è colpa nostra. Va bene, Fazio anche. Pierpaolo Sparagino, o Sparagina, bello guaglione. Pierpaolo risponde, dice quello che sappiamo tutti: manca il dolore della sconfitta, ma manca. Chiude così Pierpaolo, ma manca nel presidente in primis, così, ce l'ha così. Va bene, siamo in ritardo, quindi non vi leggo i 49. Beh, anche i giocatori erano addolorati dalle varie sconfitte. 49 commenti rabbiosi, c'è tra l'altro Calogero Fazio che salutiamo, la crasi perfetta tra Argentina e Calabria. Allenatore monocorde senza personalità, tanto un bravo uomo per carità, ma lo vedo meglio seduto a fare lezioni di chitarra alla parrocchia, scrive Fazio Calogero. L'unico commento ironico che vi riporto è quello di maciniamo gli ettolitri a S Roma, che risponde: aspettate a parlare, deve ancora finire Lecce Lazio. Io sto ancora con la panchina, arbitro fischia. C'è un'immagine pazzesca di un triste di collage, un collage con tre foto con Inzaghi con il braccio destro alzato, Chinaglia e Liberani nella stessa immagine. Cosa di incredibile. Sì. È bellissima. Sulla nostra pagina Cato Codunardo, grazie a tutti coloro che anche persino stamattina hanno collaborato alla stesura della super classifica. Paolo! Paolo! Grazie. Paolo, grazie. Grazie a voi, ragazzi. Filippo, sei pronto? Sapevamo. Sto a prendere Iozzo Palace. Sì, sto a Fiumicino. Ma ti possiamo chiamare lo stesso? Vabbè, chiamatemi, che voi dovete dire. Grazie per Palace. Ecco, Iozzo. Questo gli va quanto ai giocatori nostri. Iozzo Palace. Vabbè, tra poco proviamo a chiamare Biafora. Non so se me la risponde. Mo' bene, ciao.